Nel contenitore troviamo un cavo stereo fondamentale per collegare la chitarra al preamplificatore esterno e poi l'unità esterna vera e propria, manuale di istruzioni per il montaggio. Questa è l'unità esterna vera e propria, tra l'altro c'ha una batteria interna, ma c'ha anche la possibilità di poterlo alimentare con un alimentatore esterno opzionale. E poi il sistema onboard, quello che va installato all'interno della chitarra, che comprende un microfono da sistemare all'interno della fascia, poi vedremo bene dove, e un piezo ai nuovi polimeri, quelli estremamente sottili, si tratta di 0,8 mm, e un end pin jack per collegare il sistema al preamplificatore esterno. Trapano, punta da 3 mm, punta da 12 mm, calibro, chiave da 12, fascettina per guida, straccio, bastoncino ligneo. Adesso installiamo l'amp in jack. È importante staccare il microfono, tenerlo da parte per evitare che si danneggi durante l'installazione. Il tutto va fatto dall'interno, non dall'esterno, quindi bisogna togliere la ghiera e poi installare il tutto dall'interno. Utilizziamo la fascetta semplicemente per dare la possibilità alla mano sinistra all'interno della chitarra di centrare il foro di passaggio e permettere al piezo di venire fuori. Ecco fatto. Mettiamo un po' di nastro per fissare il ponticello. Questo è il supporto microfonico che va montato sulla fascia interna inferiore, quindi rispetto al miccantino sulla parte inferiore interna. Come vedete c'ha questa leggera curvatura, in realtà le due punte andrebbero a toccare letteralmente la catena superiore. Prossimo passo è applicare le clip reggicavo per il microfono all'interno, due sulle fasce e una sul fondo. Thank you.
installato il supporto all'interno della fascia, adesso rimettiamo il microfono nella sua posizione. Come vedete, questo microfono ha la possibilità di essere direzionato in varie zone della chitarra, ma in realtà il suono migliore è quello che in prossimità della tavola armonica, quindi in questa posizione. Thank you.